Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video per il mio canale. Allora, adesso stiamo festeggiando i miei 30 anni con il porto di Ibiza e le mie amiche che stanno preparando il gelato, con la nata e un... come si chiama? Che abbiamo preso? Vai, vuoi aprire tu? E un vino moscato. No! Volevi aprire tu? Scusa, ma è che... ma non l'ho aperta io, non ma male! Sola, c'è foto 30! Ma adesso lo rificchi dentro, sta. Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Che numero è? 03, 0, non si vede il numero, è male! Veloce. Ragazzi, c'è una coroncina io. Mi sono accorta. Ma dove siamo? Dove siamo? Aspetta che non posso girare. Scusami. Siamo a Minturno. A Zapponeta. Siamo a Minturno con la famiglia e quattro bimbi a testa. Siamo a Ibiza! Oggi ho fatto 23 anni, 23! 30! 23! No, 03, 23 o 03? Allora, appena arrivate, io e la mia amica Luisa, perché altri due ci hanno raggiunto dopo, siamo andate a vedere la parte di Ibiza vecchia, il castello, che è pieno di questi vicoletti bellissimi, pieni di fiori, negozietti carini, appunto negozi tipici dell'isola dove comprare prodotti tipici, ristorantini, molto molto accurata come zona. E qui abbiamo anche mangiato, ci siamo rilassate un po' in questo bar bellissimo, che aveva tutti i cuscini colorati su una gradinata, e abbiamo visitato anche i vari punti da cui si vede l'isola. Poi abbiamo fatto un giro per il porto dove avevamo casa, abbiamo visitato il negozio Flower Power, che è il negozio ufficiale del Pacià, e niente, appunto abbiamo continuato ad esplorare i vari vicoletti, tra cui Calle della Virgen, che è una strada famosa di Ibiza, gay friendly, dove trovate tanti baretti e negozi caratteristici come questo beach, di cui non vi faccio la traduzione in italiano, ma lo sapete, che vendeva appunto tutti accessori particolarissimi. Ci hanno travestito da hippie. Il giorno del mio compleanno, il secondo giorno, siamo andati a Cala Ienia, dove il mare è davvero stupendo, e poi siamo andati al mercatino hippie. Ragazze, oggi è il secondo giorno ad Ibiza e stamattina abbiamo affittato una macchina per girare l'isola e adesso siamo, dove sono le mie amiche? Un po' sperse indietro. Siamo al mercatino hippie, un bellissimo mercato appunto con tanti oggetti e cose d'abbigliamento stile hippie, floreali, cose ricamate, tutto molto bello e bianco. Rilassante, c'è un sacco di bar carini dove si può fumare narghile. Vi farò varie riprese di varie bancarelle che ci sono. E niente, stasera andiamo a vedere Bob Sinclair al Pacià. E niente, vi lascio ai video delle bancarelle. Ragazzi, guardate che bella questo negozio. È bellissima, tutte colorate. Mi ricordano un po' lo stile peruviano. Ci sono costumi, un po' di tutto, insomma, però davvero che vale la pena di vedere. Come si chiama la località del... Las Dalias a Sant'Eulalia. Las Dalias a Sant'Eulalia, beh.
Questi sono tutti saponi tipici, fragranze, oli, essenze. Uno dei miei posti preferiti, dove appunto annusare tutto, provare tutto, un po' tipo Lush in versione artigianale. Ragazzi, vedete tutti questi vestiti, pantaloni, di queste fantasie bellissime, colorate, sgargianti, proprio un po' stile indiano anche se vogliamo. Beh, ci perderei il giorno in queste bancarelle. Sono scarpe fatte a mano. Beh ragazzi, insomma, proprio un sacco di cose carine. Infatti vorrei comprare una borsa. Bella questa pure. Hola. Ragazzi, adesso siamo in macchina. Stiamo andando a vedere il tramonto sulla spiaggia hippie. Dove andiamo? Dalla regia. Luisa Nishi! C'è una mia amica avanti che ha problemi con selfie. Benir Ras, che vuoi sapere? No, il nome della spiaggia. Cala Benir Ras, la patria degli hippie degli anni 60. Bene, stiamo andando a vedere il tramonto. Siamo conciate così, ma in realtà non è vero che perché siamo conciate così da quando siamo arrivate, cioè da ieri. E niente, siamo andate al mercatino, come vi ho detto nel video precedente, ho comprato questa bellissima borsa, che è il mio regalo di compleanno, uno dei tanti regali, mi sono fatto tanti regali quest'anno e mi piace tantissimo, guardate i colori, stupendi. L'avevo vista già tanti anni fa in Grecia, mi era piaciuta tantissimo, però non l'avevo comprata perché costava un bel po'. Poi l'ho rivista di nuovo in un'altra isola greca, finalmente quest'anno l'ho comprata, mi ricordo di Ibiza. Anche se comunque penso i colori e questo tipo di borse vengano dall'America Latina, dal Perù. E niente, quindi si trova anche con il mio vestino. Vi aggiorno dalla spiaggia, vi faccio un video del tramonto. Ciao! Ecco ragazzi, siamo sulla spiaggia facendo un aperitivo con patatine, birra, tè, campesinas, che sono venute anche in Italia da qualche anno, erano le nostre preferite da tempo. E questo, vabbè, ci sono degli hippie che suonano il tamburo. Si riunisce tutta la gente qui per vedere appunto il tramonto e vi faccio una ripresa del tramonto così lo vedete anche voi. E la sera del mio compleanno siamo andate a vedere Bob Sinclair al Pacià. Questo è il suo ingresso trionfante con tanto di squadra della Paris by Night. E sono obbligata a parlare sulla canzone perché ho paura che YouTube mi cancelli il video, perché appunto si sente la canzone originale di tutto. Spero di no, perché appunto ci sto parlando sopra. E questo è un momento in cui Bob ha messo una delle sue canzoni più famose, che è Rock di Spire. E niente, siamo tutte quante scatenate, io piovuto come la pazza con la mia amica Luisa, e poi c'è un'altra mia amica Silvia che ha la fobia dell'azoto, con l'altra mia amica Lorena che la proteggeva in questo casino. E ragazze, questa è la mia canzone preferita dell'estate, la sento milioni di volte, sia perché mi piace e poi mi ricorda di questa serata di Bob Sinclair, e niente, bellissima, molto allegra. A fine serata siamo riusciti a strappare un selfie a Bob. Ciao ragazze, oggi è il terzo giorno a Ibiza. Ho dimenticato di fare il video stamattina. Ieri sera siamo andate a vedere Bob Sinclair, quindi ci siamo svegliate un po' tardi e siamo andate in spiaggia in una caletta che si chiama Cala Bassa, molto carina, mare bellissimo, già piena di gente nonostante sia giugno, e dove potete trovare varie cose sulla spiaggia, tipo venditori di frutta, di bevande fresche, ci sono dei bar e dei ristoranti se volete mangiare lì, quindi un bel posto da vedere. Poi, visto che abbiamo affittato la macchina, le mie amiche mi deridono, ci siamo, specialmente la bionda, ci siamo spostate ad un bar sulla spiaggia che si chiama Blue Marlin. Ed è, dov'è? No! Come si chiama? Cala? Cala Condal.
Ah bene, questo è il posto. Comunque sì, la location è sul mare, si viene anche qui di giorno a prendere il sole, ci sono bei lettini, si può cenare ed è proprio appunto come vi dicevo a picco sul mare. Noi siamo arrivate per il tramonto, bellissimo, e adesso andiamo a prendere qualcosa da bere e a ballare in pista. La Salinas e sta passando la sfilata del Flower Power, che è una festa molto famosa che c'è lunedì al Pacià Ibiza. Vi consiglio ovviamente di andare alla Salinas, in cui il mare e la sabbia sono bellissime, e ci hanno regalato questo fiorellino in spiaggia. Come vi dicevo, lunedì l'isola si trasforma totalmente in isola hippie, ispirata agli anni 60, ai miti degli anni 60. Potete vedere Audrey Hepburn, i Beatles, Twiggy, insomma varie icone del periodo. Ci sono queste macchine, questi camioncini Volkswagen per tutta l'isola, dipinti da un ragazzo italiano di cui non ricordo il nome. Ovviamente io e le mie amiche abbiamo approfittato per fare innumerevoli foto, immortalare questi momenti. Ecco il mio camioncino dove mi ritirerò a vivere in vecchiaia, a girare il mondo, e altre foto in cui vi faccio vedere appunto come è addobbata l'isola per questa festa. E Ibiza è appunto emblema della figura dell'hippie, questa libertà che si respira sull'isola in tutti i sensi, bellissima, in cui ognuno si sente libero di poter esprimere se stesso. Credo sia uno dei posti più belli che abbia visto finora, volevo sempre andarci e finalmente ce l'ho fatta, ci tornerò sicuramente. Poi questo è l'Ushuaia, un altro dei locali più famosi di Ibiza, che è una vera e propria ambientazione di festival, music festival, un sacco di gente sulla piscina e anche un albergo. Noi siamo andate a vedere le Nervo, che sono delle DJ australiane che remixano pezzi famosi, però questa serata è stata un po' pesante a livello di musica, perché prima di loro c'erano dei DJ, credo olandesi. In realtà noi volevamo andare all'Ushuaia per vedere David Guetta, che c'è il giovedì, però purtroppo non ce la facevamo coi tempi. Il quinto e ultimo giorno siamo andate in questa bellissima caletta, si chiama Cala Salada. Noi ci siamo spostate più a fianco a Cala Saladeta ed è davvero un paradiso, consiglio a tutti di vederla, penso sia stata la mia spiaggia preferita di tutta Ibiza. E varrebbe la pena andarci anche solo per questo bel giovincello. Ciao ragazze, bentornate. E oggi è l'ultimo giorno purtroppo qui a Ibiza. E stamattina siamo andate a mare in una cala molto bella che si chiama Cala Salata, di cui vi metterò alcune foto. L'acqua è davvero stupenda. È un po' tortuosa la discesa per arrivare e per risalire, però davvero vale la pena vederla. Dopo essere stati a mare siamo venuti a Café del Mar, che è un bar molto famoso di Ibiza, che appunto è proprio a picco sul mare, una terrazza bellissima sul mare, da cui dicono si vede il tramonto più bello di tutta l'isola, e io utilizzo spesso le tracce del loro appunto bar per rilassarmi. Infatti se scrivete su YouTube Café del Mar vi escono tantissime musiche chill out rilassanti. E vi lascio al breve video di questo tramonto, vi faccio vedere quello che c'è intorno. Thank you.
E ragazze, il Caffè del Mare è davvero un posto bellissimo di Ibiza che non si può non vedere, dove spesso tutti i DJ famosi fanno i pre-party prima di andare in discoteca. C'è uno dei tramonti più belli dell'isola. Io mi sono emozionata tantissimo, mi è piaciuto da morire. Infatti ho fatto un sacco di foto e di video, e soprattutto anche le musiche che mettono in sottofondo sono bellissime, davvero emozionanti. Ad esempio qui sotto sentite le note di Trent Moller, e questa è una delle mie canzoni preferite che uso sempre per rilassarmi. Il giorno in cui siamo state noi, abbiamo trovato queste nuvole fantastiche, così pittoresche, sembrano dipinte con l'acquerello. Infatti vi metterò delle foto in cui si vedono ancora meglio, inutile dirvi che appunto mi è piaciuto tanto questo posto. Vi ho già detto mille volte la stessa cosa, però davvero mi sono emozionata. Tra l'altro mi sono scese anche delle lacrime verso la fine, quando il sole tramontava, davvero proprio mi è venuta la pelle d'oca, bellissimo. Concludo questo video con le foto di questo splendido tramonto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto venire voglia di andare a Ibiza. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video.